Buongiorno e bentrovati all'edizione di TG più Flash. Vediamo quali sono le prime notizie della giornata. Beh, un caso è scoppiato questa mattina, dopo che già ieri ne avevamo discusso. Si tratta credo del torrione di Piazza Castello e c'è una bufera politica tutta interna alla maggioranza. Infatti, dopo che in Commissione Cultura ieri non era stato permesso il collegamento Skype con cui Sandro Pupillo avrebbe dovuto intervenire alla riunione della commissione proprio per parlare del Torrione, c'è stata la dura presa di posizione su Facebook da parte del vice sindaco Bulgarini Delci, perché ha detto, rispetto a Ennio Tosetto, che in questo caso ha un leggero conflitto di interessi, nel senso che è presidente della commissione cultura e anche presidente dell'associazione Amici del Torrione, ed è proprio lui che non ha permesso la discussione da parte di Sandro Pupillo. Appunto, è stato detto questo, insomma, un lungo post su Facebook in cui si sfiducia il presidente della commissione Ennio Tosetto, e tra l'altro Bulgarini dice che si deve vergognare, se ne è capace. Dunque, andremo a vedere poi nei prossimi giorni come questa guerra politica intestina alla maggioranza che appoggia variati si andrà a dipanare. Lunedì scorso è stato approvato il bilancio della provincia, ma il consigliere comunale di Forza Italia, Roberto Cattaneo, non ha votato, si è astenuto, e con lui anche i sindaci di Nanto, Piovene Rocchette e San Pietro Mussolino. I particolari li vedrete nell'edizione del TG serale, oppure più tardi li potrete trovare online nel nostro sito www.vicenzapiu.com. Adesso un piccolo spot pubblicitario. Vicenza più Freedom Club. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre. Aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più. Con Vicenza più Freedom Club. Giochi di una volta, un'originale idea regalo, un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di 12 euro. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiu.com o telefona allo 0444 142 9915. Rientriamo lasciando da parte per il momento la pagina della politica cittadina per dare un occhio a quanto accade anche oltre confine. Infatti, proprio in Francia il neogoverno Macron ha deciso di prendersi una pausa per quanto riguarda alcune grandi infrastrutture in progetto di costruzione, e tra queste c'è anche il caso del TAV, dell'alta velocità Torino-Lione. Diciamo che per riflesso se ne può discutere anche qui a Vicenza, perché sebbene non sia il governo francese e comunque non la stessa linea, questa riflessione apre dei punti interrogativi anche sui progetti futuri del TAV a livello nazionale. E per quanto riguarda Vicenza, va segnalato che il progetto è ormai ultimato, ma proprio il sindaco Achille Variati, ancora la scorsa settimana, aveva chiesto una proroga prima della presentazione, per il semplice fatto che una volta che viene consegnato e quindi si chiede di esprimersi alla comunità e comunque all'amministrazione, ci saranno 60 giorni per discutere del progetto cosiddetto definitivo, e quindi a quel punto, con le vacanze in mezzo, la discussione non sarebbe stata ovviamente veloce e possibile. Per questo motivo si attende la fine di agosto.
Un'altra notizia, restando a livello più nazionale, sempre tra la politica e il territorio veneto, c'è un lancio d'agenzia che è arrivato pochi minuti fa, che dice appunto come alla Camera e al Senato sia stato considerato costituzionale il decreto sulle banche venete e quindi la discussione va avanti. Vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento all'edizione delle 18. Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata, su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. A soli 12 euro, la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiu.com o telefona allo 0444 142 9915. Con Vicenza Più, nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. Roy, la fondazione demolita. Il marchese Giuseppe Roy la volle per i Chiericati. Zonin ci ha comprato azioni della Popolare e l'ex Cinema Corso. L'autore di Vicenza, la città sbancata, firma ora Roy, la fondazione demolita. L'ebook a 3,99 euro e il libro a 12 euro li trovi su shop.vicenzapiu.com e Amazon, in libreria, nelle migliori edicole e presso la nostra redazione di Viale Milano 31. Roy, la fondazione demolita. La cupola, se la conosci, la demolisci.